Presidente Monti, la Commissione Sanità ha appena approvato un provvedimento che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Lei ha detto che mancava una normativa nazionale su questo. Sì, assolutamente. La Regione Lombardia anche in questo è tra le prime regioni in Italia che approva un testo che garantisce maggiore sicurezza e protezione ai pazienti e agli operatori, infermieri, medici, operatori sanitari dei nostri ospedali. Tanti sono stati gli atti di violenza nei pronto soccorsi, all'interno delle corsie, i furti dei, ahimè, ai pazienti degenti. Ecco, con questo PDL vogliamo garantire maggiore sicurezza. Dallo Stato chiediamo le risorse, perché non è possibile che sempre solo la Regione che deve poi fare e finanziare le azioni a vantaggio dei propri cittadini. Ecco, lei però ha sottolineato due aspetti, la videosorveglianza e l'accesso, ci spiega? Sì, da un lato abbiamo voluto insistere con questo progetto di legge sull'accesso, garantire una tracciatura degli accessi agli ospedali. Oggi si entra e si esce agli ospedali senza dover dire nulla a nessuno. Vogliamo andare invece nella direzione di segnare gli accessi delle persone che entrano, specialmente penso la notte, dove ci sono addirittura delle bande in molti ospedali che entrano e rubano e fanno di tutto. Dall'altro lato una videosorveglianza che possa garantire strumenti anche di sicurezza passiva, oltre anche altri strumenti tecnologici come i pulsanti rossi per i pronto soccorsi che appena schiacciati in 2 minuti arrivano le forze dell'ordine.